Dunque, quante volte vi ho consigliato delle c***one? Ok, qualche volta, è vero, ma ci si può sbagliare. Però ora datemi retta e fidatevi se vi dico che quel che mi sono trovata davanti guardando questa serie ha completamente travalicato ogni mia aspettativa. No, sul serio! Forse ero partita un po' prevenuta, ma solo a seguito di altre pessime esperienze con le serie italiane dei ciofani, in particolare una che è parzialmente omonima ed è a marchio Netflix. Quindi, ok, prendete tutto quello che vi ha deluso, spazzatelo via, create un mix tra Stranger Things, Breaking Bad e Gomorra e avrete quella che secondo me è un piccolo capolavoro intelligente e ben fatto di cui si parla ancora incredibilmente troppo poco. Perciò bentrovati su WatchMojo Italia per questa original top 10 migliori scene in Bang Bang Baby, serie a cui io non avrei dato un euro e me ne sarei pentita. A tutto ritmo, una trama abbastanza solida, personaggi ben scritti pur essendo delle macchiette, interpretazioni convincenti, l'uso del dialetto, la mia Milano nei turbolenti anni 80. Però basta, che se vi dico proprio tutto non ve la guardate più. Dunque, tagliamo corto, ovviamente allarme spoiler, anche se cercherò di essere brava e molto più vocativa del solito, e dunque andiamo. Alla numero 10, l'arrivo a casa Barone in La morte non fa ridere. Cominciamo dall'incomincio, perché probabilmente il primo episodio, a ben vedere, può apparire complicato, perché tra i giochi di luci, le atmosfere da teen drama e i momenti di follia onirica, questa scena serve a riportarci alla realtà, anzi, a introdurci, sia noi che la protagonista, Alice, nel crudo mondo della criminalità organizzata, fin troppo coperta dai neon e dai vezzi della società consumistica, ma che dico, della Milano più consumistica che il mondo abbia mai visto. Una Milano, così come un'Italia, corrotta fin nel midollo. E se da un lato vediamo Alice, forse, risollevare il suo morale per la prima volta, conoscendo finalmente quella nonna Lina, alias Gwendalina Barone, mughiere e de facto reggente del ramo milanese della Cosca, e godendo di tutti quei sorrisi a lei dedicati che nel mondo esterno non ha mai avuto, dall'altro il pranzo è servito e non ci vuole molto a capire il menù. Una lotta di potere tra inganni e corruzione che ha infettato tutto e dove ovviamente le famiglie in gioco non perderanno un minuto per tirarsi coltellate a vicenda, pur mantenendo quell'eleganza formale da buone vecchie maniere, anche se storpiate spesso da una tempra un bel po' sanguigna, che celano in realtà la ricerca di una sola cosa: i soldi dell'affare Malpensa e la lunga vita della Santissima, ovvero dell'andrangheta calabrese, che con quei soldi potrebbe davvero assistere a dei cambi al vertice dell'organizzazione. E nonna Lina, donna Lina, è particolarmente interessata a questo salto di livello, ma lo vedremo meglio più avanti. Mangio. Tanto sapia che prima o poi venivi a trovare la tua famiglia. Alla numero 9, Ulutto Finio in Un cuore bionico. Parliamo un po' di donna Lina, personaggio strepitoso basato sulla celebre Maria Serraino, a.k.a. mamma eroina, criminale milanese che riempì le strade di una Milano molto più cupa di quella di oggi con i suoi chili di sostanze. Lina nella serie è sicuramente una donna tutta d'un pezzo, fedele a una tradizione e ai suoi riti, ma ha anche un gran desiderio di buttare fuori ciò che si porta dentro, ovvero il desiderio di prendere ufficialmente in mano il destino del clan Barone davanti ai vertici della Santa, l'andrangheta, che per ora la vedono solo come la vecchia vedova del suo defunto marito capo clan. E quindi a un certo punto basta, anche per nonna Lina ci sono dei limiti. Prende mano al guardaroba, basta col nero e dinanzi alla famiglia poco di supporto che la vede vestita tutta colorata e le chiede di farsi da parte, finalmente prende parola e li liquida tutti. Tu, chiamami il parrucchiere. Tu, controlla lo spaccio. Tu, vieni con me che andiamo a beccare l'infame. E voi che avete qualcosa da guardare, sappiate che il lutto è finito e c'è una nuova boss in città. Che stile la vecchia. Peccato che sulla strada ci siano degli imprevisti qua e là. E se volete i vostri soldi, non mi rompete un cazzo che io ora a sistemare tutte cose. Chiaro? Alla numero 8, Nessuno sa che ho una figlia, in Boom. Una di quelle scene che partono senza speranza e poi, colpo di scena, si risolvono in maniera improbabile. Qui siamo già a buon punto con la trama. Alice è un po' nei guai, per dirla con un eufemismo. Tutti vogliono morto suo padre, a parte lei, e quindi rimane l'unica a potersi giocare l'ultima carta. Un colloquio con Mr. Fritz, potentissimo capobastone del Nord che in quel momento sta svolgendo il ruolo di paciere nella faida tra i Barone e i Ferraù. E con tutta la calma del mondo si reca da lui, sul suo pulmino turistico, dove comincia un'amabile conversazione sul senso dell'onore, delle bugie, della verità e del fatto che Alice sia solo una ragazzina. Ragazzina molto furba, perché quando Alice, notando un braccialetto sul braccio del boss, chiede se anche lui non farebbe di tutto per sua figlia, il boss sbianca e concede il benefit
beneficio del dubbio alla ragazza, esponendosi in suo favore davanti al consiglio. Ma questo solo perché Alice ha toccato nel segno. Nessuno sa che Mr. Fritz ha una figlia e deve continuare a non saperlo nessuno. Alice impara fin troppo alla svelta, per una che nel primo episodio casca ad uno scherzo del cavolo come quello delle patatine. Sai che mi manca della Calabria? Niente. Manco il sole. Alla numero 7, il pin in farina del bisturi in un cuore bionico. La violenza sembra sempre essere edulcorata da una vena patetica, intesa come piena di personaggi patetici, stereotipati, con questo fare criminale quasi grottesco, aiutato sicuramente dall'inflessione dialettale onnipresente. Ed allora, se non vi fosse già bastato l'episodio precedente a capire che qui non si scherza e basta, ci pensa Donna Lina a farvelo capire. Lei sta cercando i soldi di Salvo Ferrau prima ancora che il politico sia scomparso, con i quali deve comprarsi il gota politico per chiudere l'affare Malpensa, ma i soldi sono spariti insieme al politico. E quindi chi meglio della segretaria svampita può saperne qualcosa? Ora, la tipa sarà anche colpevole di aver mancato di rispetto alla vecchia e di essersi intascata i milioni, ma io sinceramente di essere mangiata viva da un suino non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico. E dopo aver ottenuto quello che voleva, crudelmente e grottescamente, come fino ad ora siamo stati abituati a vedere, l'unica cosa che rimane da sbolognare sono le due grosse protesi insanguinate, lasciate in strada, in mezzo al nulla, ma monito per noi che le cose in questa serie possono solo che precipitare. Alla numero 6, il concilio in Bang Bang. Un momento che nella sua cornice generale ho fatto fatica a seguire, tra un doppio gioco di qui, una chiamata agli sbirri di là e il tutto sullo sfondo di una Calabria chiusa come il cinema la sera in cui volevo vedere il Batman di Robert Pattinson. Siamo alla resa dei conti tra i due clan in lotta, davanti a tutti gli anziani che aspettano di sancire il verdetto sul destino di Santo Maria Barone, padre di Alice, che ora sappiamo tutti vogliono morto, anche sua madre, ma ovviamente non sua figlia, che, scoperto il suo accordo da testimone di giustizia con la polizia, decide di partecipare alla manovra per incastrare i vertici della santa, per poi in realtà rivelarsi ulteriormente un genio, mostrando a tutti i presenti, con gran coraggio, il microfono nascosto mentre nel frattempo comunica con loro tramite una lavagnetta. Qui Alice la fa grossa, nessuno potrà più negarle nulla, a lei che era una semplice ragazzina preoccupata per il padre degenere e che ora rappresenta la punta di diamante del ramo 'ndranghetista milanese, anche e soprattutto davanti agli occhi dell'organizzazione. Ma se avete seguito bene la serie, saprete anche che Alice Barone è volubile ed è difficile capire cosa stia tramando e ai danni di chi. Alla numero 5, me lo frito in un bicchiere d'acqua in Casa Barone. È qui che ho capito che la serie TV faceva sul serio e che dovevo smetterla di farmi frenare dai pregiudizi di cui vi parlavo all'inizio. Una sequenza, che in realtà è un episodio, il secondo, in cui Alice si mette in gioco e collabora con Giuseppina, moglie di Salvo Ferrau e amante di Santo Maria, pulendo l'appartamento dalle prove mentre tutti sono alla ricerca del politico. I sospetti di Donna Lina sono tutti sulla moglie di Ferrau e decide di farle visita con Rocco nel loro loft piede a terra, non sapendo che in suo aiuto vi è appunto la stessa nipote. E tralasciando la visivamente magnifica, ma poco credibile in realtà, ricostruzione del corteo femminista che si svolge poco prima in una di quelle scene da equivoci a cui non dareste un euro, ma che si configura con un climax di tensione proprio bello, inframmezzato da battute in calabrese e da una serie di sguardi cattivissima, noi speriamo soltanto che tutta sta situazione finisca e che la povera Alice, per ora solo vittima in consapevole degli eventi, riesca a farla franca senza farsi incastrare dalla sua stessa famiglia mafiosa. Grazie, grazie signora. Carcassa umana, trasatente a casa, tu e fatti cazzo tuoi, Tutankhamon! Alla numero 4, la sposina alla frontiera in Boom. In questo episodio Alice diventa grande, per così dire su più fronti, e uno di questi è il suo prendere in mano la situazione. Davanti a Mr. Fritz e alla nonna, che la vogliono ostaggio dei Ferrau, mentre Rocco e Santo vanno a concludere l'affare armi in Slovenia, lei dice che ci pensa lei, e lo fa. Pure con il beneplacito del capo Cosca, che accorda a Lina Barone il dovere di presenziare. Alice viaggia con Rocco, incontra i criminali sloveni, e al primo segno di dubbio della gang sulla sua giovane età, la ragazza, vestita da sposina e aiutata dal fedele Rocco, comincia a sparare con un Kalashnikov. Una liberazione per lei che qui appare fin troppo convinta del suo ruolo, che sì, la coinvolge, ma che in realtà è una sorta di copertura per salvare il padre. Insomma, è ambivalente il tutto. Capolavoro di poco successo
successivo il passaggio della frontiera, dove i due marcano malissimo per i finanzieri, ma proprio prima del disastro Alice ricorda una tecnica utilizzata proprio dal padre per lo stesso scopo anni prima. Ci potete fare una foto? E chi negli anni 80 arrestava una coppia di sposini? Alla numero 3, George Michael in Boom. Io avrei voluto fare una posizione con tutto quello che fa Nereo Ferrau, ma sarebbe stato troppo complicato, dunque scelgo la scena che lo incorona definitivamente come personaggio migliore della serie. Ma magari di quello ci occuperemo in futuro. Vediamo un po'. Nereo non ci vuole neanche stare lì. Dov'è? Ha altro da fare. Vuole vendicare il fratello Salvo, di cui non conosce se non ufficiosamente l'assassino. C'è la sua storia con Belfiore, che lo consuma d'amore platonico in maniera più che totalizzante. Le famiglie continuano a trattarlo come uno sfigato e la cocaina gli ha limato gli ultimi neuroni necessari per farlo ragionare. Ma lui si è iscritto alla trasmissione Copioni e dunque vi si esibisce, risultando ridicolo. E per questo, scatenando la sua furia insensata su platea, studio e conduttore, il tutto davanti alla povera cugina Assunta, che ne pagherà pure lei lo scotto in qualche modo. Qui il momento è definitivo. Nereo ha fatto crack. Qui non conta più niente, la famiglia, l'onore. Sembra che finalmente, anche grazie all'arrivo in studio di Belfiore, abbia scelto lontano dal clan che la sua vita e la sua felicità sono più importanti. E che se nel frattempo qualcuno se ne va anche a fare in culo, è pure meglio. Boy Scout? Qualche problema. Ci mancherebbe. Alla numero 2, Casa Barone in Casa Barone. Qui, se già non fosse chiaro, appare ancora più palese l'influenza del grande cinema sul progetto ideato da Andrea Di Stefano. Siamo al secondo episodio. Alice sta piano piano sprofondando in quel mondo da cui la madre ha provato a tenerla lontana e, come con la pallina sul piano inclinato, sempre più velocemente i ricordi cominciano ad affiorare. Così noi ci catapultiamo a Casa Barone, la stessa che vediamo nella serie, ma alla fine degli anni 70, quando Alice è solo una piccola bambina innocentissima in una situazione in puro stile mafioso, ma girato sapientemente e a mio parere in omaggio al film Natural Born Killers, come se il tutto fosse una sitcom. Il tema musicale segue alcuni siparietti dei parenti vari, presentati con il nome in sovrimpressione come in una serie TV classica, ma nel mezzo ci sono le zie che tagliano e imbustano l'eroina. Un rivale del clan viene torturato brutalmente grazie alla, per così dire, mascotte della famiglia, Folletto, e Alice può solo scegliere, a fine puntata, di entrare ufficialmente anche lei a far parte del cast. E lo fa col classico sorriso da sitcom. Prima di svelare la nostra numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli, come l'omicidio di Santo in Bang Bang, la resa dei conti, che avviene in un clima quasi onirico e sulle note di una bellissima canzone di Madame, ma anche Prendo un tramezzino al tonno in Quello incredibile, intro di una puntata determinante. Alice, che viene col colpita dalla bulimia nervosa completamente coperta di sangue e mentre guarda Hulk sulla TV del benzinaio. Straniante quanto basta. Eppure la morte di Nitto in Angeli, che ricalca la morte del fratello, il vecchio capoclan dei Barone, e che simbolicamente lega ancora di più nonna Lina ad un violento passato su cui ha provato a letteralmente mettere una pietra sopra. Ma anche Charlie's Angels in Angeli, il finale dell'episodio con le tre donne ritratte come nel celebre poster della serie TV, solo che lì non mi ricordavo ci fosse una vecchia calabrese con una padella in mano. E infine il matrimonio di Assuntina in Bang Bang. Finalmente, dopo tanti episodi di ingiusta sofferenza, perché va bene che sono cattivi, però i Ferrau bistrattati trovano il loro, speriamo, lieto fine. Ma se non volete che quel George Michael venga a cantare sotto la vostra finestra per le prossime sere d'estate, cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1, gli Smarties in La morte non fa ridere. Io sono rimasta sconvolta dalla grazia di questa scena, che forse lascerà un po' stare le atmosfere violente di cui abbiamo parlato finora, ma forse risulta la scena più intima e una delle meglio realizzate di tutta la serie. Alice, in camera da sola, comincia a ingozzarsi in preda alla bulimia, dettaglio che per fortuna va a scemare piano piano, ma che purtroppo non porta a una reale riflessione sul tema, e a poco cominciano a pioverle addosso Smarties. Uno dopo l'altro i cioccolatini la sommergono, facendola sprofondare e sparire, lasciando dunque spazio solo al dolore, che in quel momento sta davvero devastando la giovane Alice, che, ricordo, ha appena compreso quanto la sua storia familiare sia una specie di menzogna. E forse è per questo che questa scena appare così importante. Dopo le rivelazioni e dopo tutti i grandi cambiamenti vissuti da Alice, nulla della sua vecchia lei, neppure la sua bulimia, sarà più quella di prima. Allora, piaciuta la nostra lista? Che ne dite di questa serie? Io vi assicuro, cioè ve lo ripeto di nuovo, non le davo una lira e invece... vi piacerebbe se ne parlassimo ancora?